36.000 soldati tra truppe di terra e mare provenienti da 30 paesi diversi, la NATO conclude in questi giorni a San Gregorio, vicino Saragosa, in Spagna, la più grande esercitazione militare avviata nell'Europa del Sud negli ultimi 13 anni. Per il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, le minacce alla sicurezza dei paesi dell'Alleanza Atlantica sono aumentate nel corso degli ultimi due anni. Ad est vediamo una Russia sempre più assertiva, spiega Stoltenberg. La NATO non è però alla ricerca di un confronto con Mosca. Siamo anzi sempre più convinti della necessità di arrivare a creare una relazione cooperativa e costruttiva. Qui nel sud dell'Europa però le minacce sono diverse, in particolare a causa della vicinanza con i territori sotto il controllo dell'ISIL, con paesi implosi o vicini al fallimento. A Saragozza la NATO sta addestrando alcuni reparti dell'esercito spagnolo, cui spetterà la guida di forze speciali in missioni impegnate nella difesa contro le guerriglie non convenzionali in aumento in diverse aree del mondo, come già nell'est Ucraina o la Crimea hanno rivelato in questi anni. A guidare questa unità speciale è il generale statunitense Ben Hodge. Vogliamo poter contare su ispezioni più veloci, ma anche su tempi di decisione più rapidi. Dobbiamo poter contare anche su risposte quasi in tempo reale, come questi aeroplani che sono partiti dagli Stati Uniti 8 ore fa. È un risultato straordinario, una migliore organizzazione ci garantirebbe di essere pronti ancor prima che un gruppo di miliziani appaia all'orizzonte. Questa non è più una simulazione al computer, non si tratta di raid comandati a distanza, di cyberguerra. Sul campo c'è un numero altissimo di soldati impegnati in un addestramento senza precedenti, tra questi anche le cosiddette brigate Spearhead, un gruppo di appena 5.000 militari cui spetteranno missioni di punta.